Gli amici del gruppo di lettura Novara Noir, del Circolo dei Lettori di Novara, mi ha invitato a dire due parole su un tema che doveva essere oggetto di un incontro live. L'umorismo nel giallo. Io comincerei con un aneddoto e cercherei di proseguire con un ragionamento filosofico. Alcuni anni fa partecipai a un corso di scrittura sul romanzo poliziesco presso una rinomata scuola di scrittura. Il corso era tenuto da uno scrittore di gialli e io partecipai perché stavo scrivendo questo libro, Citizen Band, che tra le altre cose è anche un giallo, c'è un investigatore, c'è un delitto e c'è un'inchiesta. Posi al docente una domanda: può un giallo fare anche ridere? E la risposta fu categorica: no. La motivazione di questa risposta stava nel fatto che nel giallo c'è un delitto, generalmente c'è quindi un morto ammazzato, c'è una tragedia, e noi sappiamo benissimo come sia difficile far ridere su una tragedia, ovviamente. Lo sappiamo da come i critici hanno accolto in modo altamente problematico un film come La vita è bella di Benigni, ma anche Il grande dittatore di Charlie Chaplin non fu sicuramente risparmiato in quanto a critiche. Ora, io mi appello per la confutazione di questo giudizio ad un filosofo che amo molto, che qui alle mie spalle lo vedete, è Henri Bergson, che ha scritto un libro tra le sue opere maggiori che si intitola Il riso, saggio sul significato del comico, e qua sopra lo vedete, spero non mi cada in testa, se no ridiamo davvero. E in questo libro Bergson traccia le condizioni a priori per la risata, per il comico, per l'effetto comico. La prima, dice Bergson, è che noi ridiamo quando, assistendo a un inconveniente che capita ad una persona, non partecipiamo emotivamente allo stato d'animo di questa persona. Classico esempio è l'uomo che scivola su una buccia di banana, cade. Questo è già qualcosa che normalmente fa ridere. Nel momento in cui noi empatizziamo con l'uomo, cioè mettiamo in funzione il sentimento, smettiamo di ridere. Questo l'aveva già sottolineato anche Pirandello nel suo saggio sull'umorismo. Quindi sembra che il comico richieda un atteggiamento distaccato da ciò che noi vediamo o da ciò che noi leggiamo, se si tratta di un romanzo. Un atteggiamento che non coinvolga troppo il nostro sentimento, la nostra emozione. Bergson parla di una temporanea anestesia del cuore, con un'espressione magari non molto felice, però efficace. Questa è quindi la prima condizione per cui noi in un giallo possiamo anche ridere, cioè il fatto che il delitto e la vittima non vengano presentati in modo tale che il lettore possa empatizzare troppo, possa essere troppo coinvolto emotivamente. La seconda condizione citata da Bergson è che noi leggiamo, assistiamo a una scena essendo consapevoli che si tratta di una rappresentazione della vita e non della vita reale. Carlo Sini, che ha scritto anche lui un saggio sul comico, fa un esempio
Dice, se noi assistiamo ad un esperimento chimico da parte di uno scienziato attorniato dai suoi assistenti e questo esperimento non dà i risultati sperati, non ridiamo. Ma se questo stesso esperimento viene fatto da un insegnante in un'aula di liceo e questo esperimento fallisce, magari con la fuoriuscita della provetta di fumo, magari colorato come si vede in alcuni film, allora questa situazione ci strappa la risata a noi, alla scolaresca e ci auguriamo anche all'insegnante se è abbastanza spiritoso. Questo come mai? Come mai noi non stiamo assistendo a qualcosa di reale, ma alla rappresentazione di qualcosa di reale? Quindi il lettore e lo scrittore di gialli devono essere consapevoli che si può introdurre qualche elemento umoristico e comico soltanto a queste due condizioni. Che cosa che fa ridere in un giallo? Anche qui ci sono due cose, secondo me, che possono strappare la risata. Una è legata alla figura del detective e l'altra invece alla dimensione e alle proporzioni dell'indagine. Perlomeno io nel mio romanzo mi sono attenuto a queste due prescrizioni, naturalmente non in modo consapevole. L'ispettore che indaga in Citizen Band è un ispettore soltanto di soprannome, è un brigadiere della polizia ferroviaria, Agostino Cascione, che viene conosciuto da tutti in stazione di Milano Centrale come l'ispettore. Sta di fatto che la figura dell'ispettore nel 1978, che è l'anno in cui si svolgono i fatti, nella polizia non esisteva proprio. Viene introdotta soltanto con la riforma della pubblica sicurezza nel 1981. Questo mi ha dato l'opportunità di creare delle situazioni comiche. Dicevo, l'altra condizione è la sproporzione. Sembra che nella commedia proprio una delle cose che facciano ridere sia la sproporzione in generale tra gli sforzi e i risultati, tra gli sforzi e quanto sia effettivamente necessario per raggiungere questi risultati. Per esempio, l'ispettore Cascione è un tipo che si lancia spesso in indagini e con l'intento di scoprire qualcosa, in realtà scopre qualcos'altro. Cascione non era un genio, lo sapevano tutti, come sapevano che non aveva nessunissima intenzione mai di mollare una presa. Se Cascione decideva di uscire a caccia, perché il caso era suo, poteva star fuori giorni, ma tornava sempre con qualche po' di selvaggina. Fuori dal suo ufficio, si intende, non certo dalle stazioni o dai treni. Magari usciva a caccia di pernici e rientrava con una quaglia, ma poteva persino capitare il contrario. Io rimando ad un incontro live che spero avvenga presto nell'ambito del Circolo dei Lettori e del gruppo di lettura Novara Noir per portare degli esempi concreti e anche indicare dei titoli di gialli che contengono degli elementi umoristici affinché i lettori possano veramente ridere. Vi ringrazio e vi do appuntamento a Novara Noir, al Circolo dei Lettori di Novara.